Simone ha esposto in modo così complessivo il nuovo sistema tariffario dato da questo carrozzone incredibile che si chiama ARERA. Ricordo che ARERA vive in funzione dei contributi che paghiamo noi sulla tariffa, chiaro? Cioè non è che abbia altre entrate diverse, quindi in tariffa noi contribuiamo a pagare 240.000 euro per ogni consigliere, questi investimenti immobiliari del tutto così assurdi, privi di costi del personale allucinanti, poi insomma li paghiamo noi. Allora però vediamo che cosa poi si traduce, no? Questo mostro di ARERA come ha tradotto poi in tariffa e che cosa paghiamo in bolletta. E quindi l'abbiamo chiamata la tariffa del servizio idrico dietro le quinte della nostra gestrice SMAT, non di un qualche cosa che sia diverso. Io l'unica citazione che faccio è proprio l'articolo 154, le norme in materia ambientale, che dicono che la tariffa costituisce il corrispettivo che viene determinato tenendo conto, questo è importante, della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere, degli adeguamenti necessari, nonché dei costi di gestione, sottolineo questa parte qui perché poi vedremo, che le società erogatrici del servizio devono sostenere per garantire la qualità del servizio, e cioè la funzione della mia tariffa è quella della totale copertura dei costi di gestione. Cosa voglio dire costi di gestione? Se avessimo un negozio, l'energia elettrica, il telefono, il gas, tutto quello che serve per produrre il mio servizio. Chiaro? Adesso andiamo a vedere che cosa succede nella nostra tariffa. Gli importi che vedrete sono tutti espressi in milioni di euro. Intanto gli investimenti. Gli investimenti da chi sono determinati? Sono determinati dall'ente pubblico che si chiama ATO, l'ambito territoriale ottimale, che sulla base di un piano finanziario di investimenti stabilisce che cosa deve realizzare il gestore tramite le nostre tariffe, chiaro? Quindi una componente della tariffa è determinata da quanto stabilisce l'ATO di investimenti da fare per ogni anno al gestore. Questa componente viene pagata dalla nostra tariffa. Allora, vediamo velocissimamente, dal 2013 al 2017 gli investimenti previsti dall'ente pubblico, da chi stabilisce, da chi governa, no? Perché il governo politico della gestione dell'acqua è fatta dal pubblico, non dal gestore, che può essere SMAT, che può essere altri soggetti in giro per l'Italia. Ma gli indirizzi, gli investimenti, il governo di quella risorsa meravigliosa ce l'ha il pubblico, che dipende dalla provincia, adesso da come diavolo si chiama, dalla città metropolitana, i componenti sono quelli. Per cui il nostro pubblico, chiamiamolo così che facciamo prima, aveva determinato investimenti da fare dal 2013 al 2017 pari a 458 milioni di euro, e andiamo a vedere che cosa ha fatto il nostro gestore. Ne ha realizzati 386, meno 51 milioni, ma io ho pagato per 458, sia ben chiaro, nella tariffa ho pagato per 458. Andiamo avanti, vabbè, il commento lo vedete, non mi torno nei conti. Questo 458 meno 386 fa 72. No, può darsi che sia 72, peggio ancora. Beh, no, dopodiché abbiamo la remunerazione, quello che diceva prima Simone, nel senso che con il referendum del 2011 abbiamo eliminato la componente della remunerazione del capitale investito. Che cos'è la remunerazione? La remunerazione è un fatto non tangibile nelle imprese commerciali, cioè se ho la capacità di come dire, gestire la mia impresa in modo corretto, all'azionista torna la remunerazione del capitale che ha investito, no? Quindi è intangibile, non è un costo, è la capacità di riuscire ad ottenere un determinato obiettivo economico, che si traduce poi in profitto per
per chi ha investito in quell'azienda. Noi l'abbiamo abolita con il referendum, quella componente lì, perché abbiamo detto che con l'acqua non c'entrava. È rientrata dalla finestra, non si chiama più remunerazione capitale investito, si chiama onere finanziario del gestore, ma è esattamente calcolata con una metodologia un pochettino diversa, poi ve la faccio vedere, ma tutto sommato il significato è esattamente lo stesso. Quindi ritorniamo all'articolo che vi dicevo prima, 154 del testo sull'ambiente, che diceva che dobbiamo coprire i costi. La remunerazione o onere finanziario non è un costo, perché è una roba che io calcolo sugli investimenti che l'azienda fa. Erano fissi con la remunerazione del capitale che abbiamo abrogato, cioè pari al 7% fisso, a me azionista rendeva il 7%, una goduria infinita. Con la definizione di onere finanziario invece mi rende un po' meno, cioè l'andamento è sulla base dei titoli di Stato, dei buoni postali, però insomma sul 2000 mi sembra 17 la remunerazione era il 5,80%, che non è male. Vediamo che cosa ha cubato da quando c'è ARERA. Dal 2013 al 2017 ha cubato ben 150 milioni di euro. Gli oneri finanziari, fra l'altro, sono caricati in tariffa sia che gli investimenti siano stati fatti o meno, nel senso che il calcolo viene fatto ovviamente su un dato previsionale, cioè l'ato, come vi ho fatto vedere prima, ecco qua, prevede, insomma, al di là del calcolo che la differenza sia, quindi è ancora peggio, però prevede di investire 458 milioni di euro, quindi la tariffa viene calcolata su un previsionale, non è che viene calcolata a consuntivo, quindi viene calcolata su 4,58 e quindi di conseguenza anche gli oneri finanziari sono calcolati su quella cifra, quindi io li pago in tariffa, ma non sono stati realizzati. E quindi insomma sono 150 milioni che cubano esattamente come una remunerazione pulita. Pulitissima. Poi c'è la componente della morosità, che è una novità introdotta dal nuovo metodo tariffario di ARERA, per cui al gestore, al di là che abbia o meno delle perdite sui crediti, cosa vuol dire? Ricevo la bolletta, non la pago, smatto il gestore, tenta di recuperarla, non ci riesce, a parte che mi tagliano comunque l'erogazione dell'acqua, ma comunque è una perdita per il gestore. Cosa stabilisce ARERA? Che al di là delle perdite reali sui crediti, quelle vere, quelle che l'azienda sostiene, dice vabbè, facciamo un calcolo, decidiamo che sul volume di quello che il gestore fattura, che sono le nostre bollette, applica una percentuale pari al 2% come morosità. Come morosità che però non è un costo effettivo, non è un costo, è determinato sui ricavi del gestore, quindi è un altro utile. E ha cubato dal 2014 al 2017 23 milioni di euro, c'è una cifra pazzesca. Quando andavano ad analizzare i bilanci di Smart, le perdite che ha avuto in quegli anni, e cioè la mancanza di recupero dei crediti, chi non ha pagato le bollette, tanto per intenderci, sono stati la metà, circa 12 milioni di euro. Quindi noi regaliamo alla Smart, con la Smart, al gestore, con la Smart, in questo caso, il doppio. Così. Cioè è come se io, cioè mettetemi nei panni, io ho una bella azienda, mia privata, faccio la parrucchiera, faccio qualsiasi altra cosa e decido che su quello che ti faccio pagare per la piega, che fa 20 euro, calcolo anche un 2% che non si sa mai che tu non mi paghi. Cioè non esiste, nel senso che quella parrucchiera lì chiude perché non è concorrenziale, ma dato che qui concorrenza non ce n'è perché le tariffe sono stabilite dal pubblico, tramite ARERA, si va avanti così. Quindi questo è puro utile. Il conguaglio, questa è veramente la parte che io ritengo come cittadina, non so come definirla. Ecco, non riesco a definirla perché non trovo l'aggettivo. Comunque, il conguaglio è una componente positiva o negativa,
sulla base di alcuni costi, perché come viene fatta la tariffa? La tariffa è previsionale, è complicato da capire, mi rendo conto, però è fatto su un preventivo, capisci? Io mi metto come atto nel pubblico a dire, vabbè, nel 2016 i costi saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché devo stabilirla prima la tariffa, non è che posso stabilirla a consultivo quando il gestore sostiene i suoi costi e i suoi ricavi. Quindi è una previsione di ricavi. Come si fa la previsione di ricavi? Si fa sulla base di una previsione di consumi, quindi stabilisco che per il 2016 come atto per stabilire questa stupida tariffa il consumo sarà 200 milioni di metro cubo. Poi vado a verificare quello che veramente si è consumato sulla base dei bilanci dei gestori, cioè i consultivi. Nella tariffa ante ARERA il conguaglio non era previsto, non c'era. Adesso c'è su alcuni tipologie di costi, energia elettrica, ho preventivato di spendere di più, ho speso di meno, viceversa. Insomma, c'è una serie di costi reali sostenuti dal gestore da conguagliare, e poi c'è invece l'aspetto impalpabile, che è quello mostruoso, che è il conguaglio sui consumi. Quindi, io lo chiamo last but not least, la variazione del volume dell'acqua fatturata, che non è un costo, e cioè la differenza tra quanto preventivato avevamo io e lei deciso che per stabilire la tariffa 2017 devi fare una previsione, i metri cubi di consumo nel 2017 previsti erano 200 milioni di metri cubi, e invece sono stati 180. Che cosa si fa? Si chiede al cittadino la differenza di quello che non ha consumato. Punto. Fine della fiera. Per cui la variazione del conguaglio, parlo solo dell'acqua, dell'acqua fatturata rispetto a quella preventivata, è stata dal 2014 al 2017 ben 108 milioni di euro, e cioè ci hanno conguagliato in bolletta l'acqua che non abbiamo consumato. Vi è chiaro questo? Vi deve essere chiaro in assoluto, perché è l'aspetto più, non so come definirlo, l'aggettivo non lo so, è una rapina. Quindi io devo garantire comunque al gestore quello che avevo preventivato. Ti rendi conto? È come se un'azienda che fa i bilanci di previsione, io ne faccio, ne vedo, e dopodiché se però avevo previsto di ricavi per 1 milione e invece sono stati 800 mila euro, non è che vado dal cliente e dico scusami, mi dai i 200 perché io ho preventivato 1 milione, oppure scarabili sì, comunque li conguagli, me li dai dopo, però io, dato che avevo preventivato ricavi per 1 milione, ti chiedo la differenza perché non li ho realizzati. Perché questo, il conguaglio vi deve essere proprio chiaro. Perché gli utenti hanno consumato meno acqua. Sì. Assurdo che sia stato meno acqua. Assurdo. Adesso lo vedete. Lo faccio tanto. Sì. Sì. Tu me la puoi. Sì. Questo. Come se l'avessi consumato. Sì. Così. Quindi il risparmio dell'acqua, che è un bene prezioso, anzi, lo prendiamo in quel modo. Anzi, non lo prendiamo, lo paghiamo due volte. Lo prendiamo nel senso sì, di sì. Ah. Lo state consumando di più, ci danno indietro di più. È previsto anche un conguaglio negativo? No. già. Scusa, se almeno ci fosse quello, se sembra una sacca. No. Guardate un po' quest'altro dato che non è niente male. I proventi del servizio idrico, i proventi cosa sono? Quello che fattura Smart, le nostre bollette in sostanza, no? Quindi 2012 erano 268 milioni di euro, arrivano al 2017 a 330 milioni di euro, una variazione del 23% in più, in valore assoluto più 61 milioni di euro. Ma dice, vabbè, allora cosa vuol dire? Sono aumentati così perché, cavolo, ho consumato più acqua, no? Ti viene da dire, se ha avuto ricavi in più, passa da un fatturato di 368 milioni a 330, vuol dire che tu, io e quant'altro abbiamo consumato più acqua, quindi ne ha fatturato di più. Non è così, Morami, perché i volumi totali fatturati, la prima colonna sono i metri cubi,
e sono milioni. Guardate un po', dal 2012 sono 184 milioni di metri cubi erogati, arriviamo nel 2017 a 187 milioni, che è una sciocchezza, perché fra l'altro Smart ha anche incamerato, ha fatto delle fusioni per cui all'interno ha aumentato le utenze, fra l'altro, perché ha acquisito altre gestioni, quindi è una cagata, un 0,017% in più di volumi fatturati, no? Una variazione in assoluto di 3 milioni, le utenze complessive passano da 341, guardate un po', a 404 mila, quindi c'è stato un aumento delle utenze perché ha acquisito una serie di realtà, ma in effetti i volumi totali fatturati sono praticamente gli stessi, non c'è stata. Non... Il consumo pro capite diminuisce. E diminuisce. Perché aumentano le utenze di più di quanto aumenta il volume totale, quindi il pro capite diminuisce. Esatto, poi lo faccio vedere nel grafico. Il grafico che non vuoi. Sì, no, c'è. È chiaro, questo qui è abbastanza. E vediamo di quanto è stata la tariffa dal 2013 con il nuovo metodo tariffario, è aumentata del 28,50% e gli utili, ragazzi, sono passati da 23 milioni a 60. Credo che non ci sia nessuna realtà di servizi, industriale, commerciale, che possa vantare di aver realizzato nel giro di 1, 2, 3, 4, 5 anni utili pari al 160% in più. Tanto per dire, poi sì. Cioè, come se la Fiat vende meno macchine, ma guadagna molto di più. Sì, esatto. E sono sulla 60 milioni sul fatturato di. Questo è l'utile. Sì, sì, no, 60 milioni di utile sul fatturato. Sul fatturato di 187. No, prima, scusa, su 330, cioè un ritorno investimento del 18%, sì, è un ritorno incredibile. Sì, questo è vero. Quindi, conclusione, le virtù della tanta magnificata Smart sono in gran parte dovute a quanto paghiamo in bollette, virtuose siamo noi utenti, abbiamo una tariffa e va bene. Però poi volevo farvi vedere solo il grafico. All'era a livello di tutto l'ambito nazionale. Ecco, qui si vede abbastanza bene l'andamento dei metri cubi fatturati all'utenza, che è quello in blu, quegli anni, e l'andamento dei proventi di Smart, che è quella rossa. Secondo me si commenta da sola, non bisogna di grandi commenti. Vi volevo fare anche vedere, c'è cioè su questo è chiaro il grafico, la miseria. Poi ho finito. Sulla remunerazione del capitale investito. Ecco, allora, prima, con il vecchio metodo normalizzato, prima del referendum, la remunerazione veniva calcolata, il capitale investito, che era composto dai beni materiali, cioè dagli investimenti, no? Al netto dei relativi fondi di ammortamento, su quella roba lì, su quel valore, investimenti meno quello che avevo ammortizzato, calcolavo il 7%, prima del referendum. Dopo, con il nuovo metodo tariffario deliberato da, che cosa faccio? Non si chiama più remunerazione del capitale investito, si chiama oneri finanziari, vediamo un po' come viene determinato gli oneri finanziari. Prendo sempre il capitale investito, quindi il materiale, il metodo del fondo di ammortamento, qui fanno un po' di aggiustamenti perché a quel dato lì sottraggono i fondi di accantonamento, il TFR, i fondi rischi, sommano il capitale circolante netto e ottengono un dato che si chiama capitale investito netto. Su questo cosa fanno?
applicano un tasso di interesse in percentuale non più fisso come prima, del 7%, ma determinato sulla media nazionale tra il rendimento dei buoni poliennali del tesoro decennale e il tasso di rischiosità del mercato, calcolato su una complicatissima formula che volevo farvi vedere ma ho dimenticato di portarla, e sul capitale investito netto. Come si fa a sostenere che questa non è la remunerazione del capitale investito? Lo è, no? Quindi la remunerazione del capitale investito ha solo cambiato un po', complicata la mise, ma non la sostanza, che si è cara una volta per tutte. Ecco, cioè proprio è così, cioè nel senso che poi l'abbiamo persa questa questione, ma è così, cioè nella nostra tariffa noi riconosciamo all'investitore la remunerazione garantita del suo investimento. Poi possiamo entrare nel merito smart, però i soci sono pochi, ma questo è un'altra roba, è una società di diritto privato, quindi in quanto tale gli azionisti ricevono una remunerazione rispetto al fatto che erano un servizio essenziale come l'acqua. Grazie Paola.